commentando il risultato che abbiamo trovato, e il risultato si può sintetizzare in questi termini, ovvero come la scelta degli angoli, degli istanti in cui fare avvenire l'apertura e la chiusura delle valvole di aspirazione e scarico del motore influenzano vistosamente, significativamente, l'andamento della curva del coefficiente di riempimento in funzione della velocità di rotazione. In pratica, e perché ci interessa questo? Perché abbiamo detto che l'efficiente di riempimento praticamente è un parente stretto dell'importante caratteristica che chiamiamo coppia di lavoro, praticamente, che si ricava a fine ciclo, e quindi diciamo parametro assolutamente importante, perché appunto da questo dipende a sua volta in maniera diretta la curva di erogazione della potenza del motore nel transitorio, appunto quando si va a variare la velocità di rotazione. Ecco perché stiamo dedicando un po' di tempo a questo argomento, perché è proprio un po' una base, insomma, per l'ingegnere meccanico che si occupa di questi argomenti, insomma, avere un attimo le idee chiare su come mai la curva della potenza di un motore abbia un certo andamento e non un altro. Ok, in pratica stamattina avevamo concluso facendo questa osservazione, ovvero che scegliendo gli istanti di apertura e chiusura delle valvole molto prossimi ai punti morti inferiore o superiore a seconda dei casi, ma ci intendiamo, e si fa una scelta, diciamo, conservativa, nel senso che facendo questo tipo di scelta stiamo implicitamente considerando che gli effetti che abbiamo chiamato inerziali pesano poco, e quindi perché pesano poco? Pesano poco perché evidentemente le velocità in gioco sono basse, le velocità di flusso nei condotti sono bassi come conseguenza di regimi di rotazione, di utilizzo privilegiato del motore piuttosto contenuti. Ok? E quindi questo significa dire che in pratica con questa scelta andiamo a privilegiare il comportamento, quindi il riempimento, nel senso che è una scelta appunto conservativa, cioè che si fanno tutti gli sforzi possibili per introdurre la maggiore quantità possibile di carica all'interno dei cilindri. Si ottimizza quella che si chiama la fase di ricambio della carica e appunto si conserva il tutto cercando di evitare quel fenomeno che abbiamo chiamato del riflusso, e quindi questo porta a delle curve della modalità, quindi della coppia, che presentano valori elevati a basse velocità di rotazione, e poi chiaramente patiscono un po' del calo
verso l'alto, perché verso l'alto aumentano i fenomeni dissipativi, quelle perdite di carico di cui abbiamo parlato aumentano con il quadrato della velocità dei flussi nei condotti, e quindi diciamo che aumentano col quadrato della velocità di rotazione del motore, e quindi si giustifica una caduta, ed è una caduta che non è compensata da nulla, perché appunto non c'è quella compensazione tramite, diciamo, compensazione intendo sfruttare gli effetti inerziali di cui abbiamo parlato stamattina. Perché? Perché abbiamo chiuso quelle porte, le abbiamo chiuse in pratica quasi ai punti morti, e quindi diciamo questo effetto compensativo non può esserci. In compenso, al contrario, diciamo in cambio, conserviamo bene ai bassi regimi le quantità introdotte, non siamo penalizzati dal riflusso, e questo si traduce quindi in questo andamento con dei valori elevati agli alti regimi. Ok, viceversa, abbiamo detto, si può fare una scelta diversa con valori più elevati, ottenuti in corrispondenze di velocità di rotazioni maggiori, che derivano dal fatto che appunto qui in pratica stiamo compensando l'effetto delle perdite di carico più significative, lo stiamo compensando grazie a quegli effetti inerziali di cui abbiamo parlato. Quando gli effetti inerziali non si fanno più sentire, cioè a bassa velocità, è il lasciare troppo tempo le porte aperte, significa far scappare i cavalli, insomma significa far ritornare nei condotti la carica che era entrata, o viceversa riaspirare i gas combusti già precedentemente espulsi. Quel fenomeno che abbiamo chiamato backflow in inglese, riflusso in italiano, che è proprio evidenziato da questo gatto, da questa differenza tra queste due curve. In questa zona di questo nostro piano è la differenza sta tutta, per il momento diciamo sta tutta in questo fenomeno. E quindi dicevamo, sono due scelte progettuali. Evidentemente, come potete vedere, non è che uno che sceglie una curva o un'altra è più bravo dell'altro, semplicemente il progettista attento deve sapere quale sarà la destinazione del propulsore che sta progettando, privilegiando una curva piuttosto che un'altra, appunto conoscendo la destinazione, il campo di applicazione del suo motore appena progettato. E questo appunto facendo quella che si chiama quindi una scelta ben precisa, soprattutto abbiamo detto, per essere precisi, su tre di quei quattro eventi, ovvero gli eventi intendo dire apertura e chiusura aspirazione, apertura e chiusura scarico. Abbiamo detto tutto questo discorso vale per 3 su 4 di questi punti, fa eccezione l'istante di apertura della valvola di scarico, che segue una logica diversa. La logica, abbiamo detto, è quella dell'ottimizzazione del lavoro utile, ovvero il miglior compromesso fra il risparmio che si ottiene anticipando l'apertura dello scarico, quindi favorendo la fuoriuscita spontanea dei gas verso la fine dell'espansione, quindi questo comporterà un significativo risparmio in termini di lavoro speso durante la successiva fase di scarico forzato, e questo risparmio, appunto, se il valore dell'anticipo l'apertura viene scelto accuratamente, supera di gran lunga
la perdita che si patisce in termini di lavoro, di espansione, che evidentemente un po' si perderà nell'istante in cui io vado ad anticipare la fine dell'espansione, sostanzialmente. Aprire quella valvola in anticipo significa decretare anticipatamente la fine della fase di espansione. Come vi dicevo, si fa in modo da scegliere un valore opportuno affinché, diciamo, questa operazione, il risparmio di lavoro di scarico, superi, ripeto, a volte di gran lunga, superi la perdita in termini di espansione. Ho detto, quindi concentriamo questa operazione, la scelta, anche come termine, la scelta di questi quattro momenti, cioè di questi quattro angoli, individua quella che si chiama fasatura delle valvole, cioè significa proprio mettere in fase apertura e chiusura delle valvole con il ciclo di funzionamento del motore, perciò si parla di fasatura. E tutto questo appunto comporta quelle logiche di cui abbiamo parlato stamattina e che danno vita quindi a diverse curve di coppia e di conseguenza a diverse curve della potenza. Approfittiamo di qualche immagine per chiarire meglio questo aspetto. Allora, questo che vediamo è un diagramma reale, cioè questi sono risultati sperimentali, quindi al di là degli scarabocchi che vi faccio io alla lavagna, questo ha il pregio di essere un risultato ottenuto, diciamo, in laboratorio, dove un certo motore, un motore americano di qualche anno fa, ma chiaramente generalizzabile il risultato, a titolo di esempio, ecco, vi riporto quello che succede. Questo motore aveva, intervenendo sugli organi di comando delle valvole, era possibile variare quella che stiamo chiamando fasatura delle valvole. Che cosa rappresentano queste curve? Vabbè, che sulle ascisse chiaramente le velocità di rotazione, sulle ordinate il nostro lambda V, questo scritto in inglese volumetric efficiency sarebbe il nostro lambda V. Ok, abbiamo tre curve, guardiamole con calma. Che cosa rappresentano? Questa prima curva, contraddistinta dai triangolini, è riferita alla scelta di una fasatura, come l'ho chiamata prima, conservativa, cioè con degli angoli di anticipo e di ritardo abbastanza piccoli, quindi, come si dice, anche fasatura abbastanza stretta, per indicare che questi angoli sono poco lontani dai punti morti. Come si legge? Non so se da lì riuscite a leggere tutti, comunque qui ci sono anche proprio i valori numerici reali, realmente utilizzati su questo motore. Si leggono in questo modo: dal
andando dal quadrante in alto a sinistra in senso antiorario, in questo modo, cioè seguendo il ciclo, no, di funzionamento del motore. 10 che cosa rappresenta? 10 è quello che abbiamo chiamato AAA, angolo di anticipo apertura, cioè significa 10 significa che la valvola di aspirazione comincia ad aprirsi 10 gradi prima che il pistone giunga al punto morto superiore, cioè quando sta ancora completando il ciclo precedente, ok? Sta per finire il ciclo precedente. Come finisce un ciclo? Finisce con la fase di scarico forzato, quindi c'è ancora uno scarico forzato che sta per essere completato e vedete poco prima, 10 gradi sono un'inezia, 10 gradi prima che si completi lo scarico forzato già comincia ad aprirsi la valvola di aspirazione. Questa si richiuderà, RCA, ritardo alla chiusura dell'aspirazione, 15 gradi dopo. Quindi anche in questo caso avete un valore abbastanza modesto per la chiusura. 50 è AAS, l'anticipo apertura dello scarico, vedete un valore piuttosto grande e come vi dicevo questo numero, l'abbiamo detto più volte anche un attimo fa, ve lo ripeto, sfugge alla logica di ottimizzazione del lambda V di cui stiamo parlando, perché attraverso questo istante si vuole ottimizzare un'altra cosa, cioè il lavoro utile nei termini che abbiamo appena ripetuto e penso che non ci sia bisogno di dirlo ancora una volta, a meno che voi non me lo chiediate, d'accordo? E vedete, è un angolo piuttosto consistente, mediamente sì, sono angoli un po' più grandi rispetto a tutti gli altri, ripeto, perché rispondono a quest'altra logica, hanno quest'altro obiettivo e c'è bisogno che la pressione all'interno del cilindro sia significativamente, come vi dicevo, più alta rispetto a quella del condotto. Quindi durante l'espansione, affinché a furia di espandere la pressione diminuisce, affinché diminuisca fino ad avere un valore 4-5 volte più o meno come ordine di grandezza il valore della pressione che regna nel condotto di scarico, è necessario anticipare in maniera abbastanza visibile, vistosa, l'apertura dello scarico. E quindi questo è 50, significa questo, cioè durante l'espansione 50 gradi prima di giungere al punto morto inferiore già inizia ad aprirsi la valvola di scarico e quindi c'è la fase che abbiamo chiamato di scarico spontaneo. In questo modo, durante questa fase di scarico spontaneo, circa l'80%, 70-80% della massa dei gas esausti fuoriesce grazie a questa differenza di pressione. Quindi quando poi bisognerà effettuare la corsa cosiddetta di scarico forzato, è quella che ci costa del lavoro che noi andiamo a spendere per effettuare questa espulsione, e la massa da espellere si sarà ridotta a un 20-30% di tutta quella presente. Questo ci consente di risparmiare sul lavoro di scarico e quindi di ottimizzare l'utile che rimane a nostra disposizione. Quindi questa è una pratica effettuata sempre, come abbiamo detto, entra in questa logica, sfugge alla logica che governa la scelta degli altri tre stati. Chiarito per l'ultima volta questa cosa, continuiamo la nostra disamina. Zero, qui appunto scelta non zero, che cosa significa? Significa che la valvola di scarico si chiude esattamente per questa scelta, esattamente al punto morto superiore, cioè ce ne freghiamo degli effetti inerziali per favorire la fuoriuscita dei gas esausti, chiudiamo quella valvola esattamente al punto morto superiore. È una scelta. Qual è il risultato di queste scelte? Questa curva che vedete qui, questa curva dove si vede chiaramente questo fenomeno che vi stavo dicendo, cioè una volta tutte queste curve sono ottenute chiaramente a parità di tutti, esattamente tutti gli altri parametri geometrici di controllo
termodinamici del, del motore, le uniche variazioni appunto fra le tre curve sta nella scelta di questa fasatura. Quindi questo significa, come vi dicevo, che una volta che uno ha disegnato, ha fatto del suo meglio nel progetto del sistema di aspirazione e di scarico, la fasatura può aiutare, come dicevamo, a, a far sì che certi risultati in termini di riempimento, quindi di coppia, quindi di potenza, si ottengano a certi regimi o piuttosto a certi altri regimi. Questo è un po' il senso. E come dicevamo, quindi si vede che questa fasatura stretta, come dicevamo, la possiamo anche chiamare conservativa, si vede bene, insomma, il significato di questo termine conservativo sta proprio nel fatto di dire che a bassi regimi gli effetti inerziali sono praticamente trascurabili, non ci sono, ok? Quindi questo significa che dobbiamo fare affidamento soltanto sul disegno geometrico dei nostri condotti. Significa dire che una volta che siamo riusciti a ottimizzare lo scarico, intrappolare la più grande quantità di massa di carica fresca entrante nel cilindro, la dobbiamo conservare, dobbiamo stare attenti a che non fugga via, che in questo senso conservativo. E questa cosa, questo risultato si ottiene appunto con la scelta conservativa, appunto dei valori modesti. Per questi anni, vedete, un anticipo all'apertura dell'aspirazione è piuttosto modesto, 10 gradi, soprattutto è modesto il ritardo alla chiusura, significa 15 gradi, molto poco, significa che il pistone appena appena si sarà sollevato di qualche millimetro e immediatamente chiudiamo la valvola di aspirazione, quindi non ci sono effetti inerziali a basse velocità, ok? E quindi chiudendo subito la porta di ingresso evitiamo di ributtare fuori la carica che precedentemente era entrato, in questo senso conservativo, e altrettanto facciamo con lo scarico, vedete, dove addirittura non c'è nessun ritardo, zero, cioè esattamente a un punto morto superiore. Questa cosa quindi dice, significa che a basse velocità conserviamo bene quello che avevamo fatto entrare, e questo conservare, diciamo, ci premia in qualche modo, vedete, fino a questo regime intermedio. Dopodiché che succede? Guardate come scende ripidamente questa curva. Questo è l'effetto, come vi dicevo, delle aumentate perdite di natura fluidodinamica che crescono in maniera parabolica col crescere della velocità, perdite che non sono compensate da nessun accorgimento, perché noi abbiamo fatto appunto la scelta conservativa, abbiamo chiuso queste porte, quindi gli effetti inerziali ci sarebbero, teoricamente ci potrebbero essere, ma noi ci abbiamo rinunciato perché abbiamo chiuso, quindi che inerzie vogliamo sfruttare, e paghiamo solo il prezzo delle forti perdite di natura fluidodinamica che si registrano quando le velocità incominciano a crescere. Mano a mano che questo appunto crescono l'andamento parabolico, cioè se raddoppio la velocità le perdite aumentano di 4 volte, se triplico la velocità come un passaggio da 2000 a 6000 le perdite aumentano di 9 volte, okay? E quindi ecco perché c'è quella caduta così ripida. Ok? Chiaro fin qui? Ok, allora passiamo prima a vedere l'estremo opposto, cioè questa colonna qui di destra, ovvero la curva contraddistinta da questi quadratini neri, per la quale curva è stata ottenuta estremizzando invece i valori, eccedendo un po' sui valori di questa che abbiamo chiamato fasatura, cioè vedete qui questa volta questi valori come crescono in maniera un po' esagerata, diciamo. Vedete, l'aspirazione viene aperta con un anticipo di 30 gradi, ma soprattutto quello che
pesa maggiormente e quindi influenza molto questo andamento, vedete, viene poi a sua volta richiusa con un ritardo enorme, un ritardo di 70 gradi, significa che lo stantuffo è arrivato quasi a metà corsa e sta ancora la valvola aperta. Ok? E, vedete, invece, si è, come vi dicevo, a conferma di quello che vi dicevo poco prima, quindi stiamo parlando di fasature molto diverse, questa conservativa e questa molto estremamente esagerata, diciamo. Però chiaramente questa scelta riguarda 3 su 4 punti, questi 3 qua, ok? Vedete, questo praticamente rimane immutato, non a caso, perché appunto riguarda, rientra in un'altra logica, quella di cui dicevamo prima, quindi non aggiungiamo niente sull'anticipo apertura scarico e vediamo invece anche il ritardo alla chiusura dello scarico è abbastanza elevato, quindi questi due valori che trovate qui, 30 e 20, vi danno un'idea di quel periodo che abbiamo chiamato incrocio, periodo di incrocio delle valvole, cioè anticipo l'apertura dell'aspirazione di 30 gradi, ritardo la chiusura dello scarico di 20, significa che per 50 gradi, 30 più 20, 50 gradi, le due valvole sono aperte contemporaneamente e quindi un periodo di incrocio abbastanza sostenuto e quindi il rischio di quel cortocircuito di cui abbiamo parlato, cortocircuito fluido dinamico chiaramente, di cui abbiamo parlato stamattina è piuttosto forte. Chiarito tutto questo, vediamo che cosa comporta questa scelta così marcata, così estremizzata, diciamo, di questa fasatura così ampliata. Vedete, la curva salta da questa, il motore smette a lavorare con una curva del lambda, vi ricordo sempre, non dimentichiamo che questa tramite una costante praticamente sarebbero le curve che otterremmo per quanto riguarda la coppia, ok? Quindi un crollo del lambda B di questo tipo significa un crollo della coppia erogata in questo intervallo di regimi di rotazione. Quello che abbiamo detto più volte scarabocchiandola la lavagna, qui lo troviamo riportato in maniera più precisa, più pulita e soprattutto con dei numeri riferiti a un caso reale, e però risponde a a quei motivi che abbiamo detto stamattina, cioè il gap, se io mi metto qui per esempio e vedo questa forte differenza fra il valore del lambda B, quindi della coppia che io otterrò in questo punto rispetto a quest'altro, la differenza sta tutta in quei fenomeni di riflusso e di cortocircuito fluido dinamico di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa. Cioè una falsatura così a 70 gradi, concentriamoci per un attimo su questo, 70 gradi di ritardo, come dicevo, significa dire che appunto sto chiudendo molto in ritardo la valvola di aspirazione, lo stantuffo è risalito di quasi metà della sua corsa, ha fatto aumentare, quindi salendo per circa metà corsa, la pressione all'interno, anche se la valvola è aperta, la pressione all'interno sta crescendo. Non ci sono effetti inerziali da sfruttare a questi regimi, quel termine cinetico, vi ricordate che abbiamo scritto nella nostra espressione, a queste velocità è praticamente tendente a zero, ok? E quindi la pressione all'interno del cilindro cresce perché lo stantuffo sale e sale pure di parecchio, perché arriviamo fino a 70 gradi di ritardo, e la porta è aperta, è chiaro che quello che era entrato rifluisce nel condotto di aspirazione, sta tutto qua. Questa perdita sta tutta qua dentro, ok? A questa si aggiunge anche quel cortocircuito fluido dinamico, possiamo immaginarlo con assoluta sicurezza che ci sarà, perché appunto i regimi di rotazione qui sono bassi, lasciare aperte tutte e due le porte significa che parte di quello che entra se ne esce senza partecipare alla termodinamica, quindi non darà coppia e non darà potenza, quindi una perdita. Sì, che il risultato appunto sono queste differenze vistose a questi regimi. Chiaramente le differenze poi vedete vanno ad attenuarsi fino a che queste due curve si incontrano, perché appunto, vediamo un po' quello che dicevamo prima,
sulla curva con i triangolini, qui incominciano a pesare le perdite di natura fluidodinamica, perdite che chiaramente ci sono anche relativamente alla curva con i quadratini, però vedete che qui abbiamo un recupero, cioè questa curva si sposta verso, verso l'alto, un parziale recupero, parziale, ok? Perché appunto da un certo regime in poi questi effetti inerziali incominciano a farsi sentire. Quindi il fatto di aver lasciato la porta aperta così a lungo incomincia parzialmente a ripagare. D'accordo? Questo è il significato di questi valori un po' più alti in questa zona. Ok? D'accordo? E vabbè, adesso è semplice, è chiaro che fra questi due estremi questa soluzione, come vedete anche i numeretti sono un po' strani, sono quelli poi adottati dal motore quando è andato in produzione, hanno scelto chiaramente una strada intermedia con dei valori intermedi fra questi estremi che abbiamo visto, l'anticipo, apertura, aspirazione di 19 gradi. Mi serve questo numero a giustificare una cosa che vi avevo detto prima stamattina, cioè vedete, non è un caso, ma perché 19? Perché ribadisco quello che dicevamo, è importante questo punto che dicevamo stamattina, ovvero che le cose funzionano con un'ottimizzazione molto spinta. Si è visto che, diciamo, il risultato migliore per questa tipologia di motore, evidentemente il progettista sapeva bene che voleva il picco della coppia intorno a 3.000-3.500 g, quello è il suo dato di partenza, cioè questo motore che dove deve essere montato, che uso ne farà il potenziale acquirente, deve avere un buon comportamento mediamente fra i 2.000 e i 4.500 g. Questo è il dato di partenza del progettista e questi numeri sono figli di questo dato di partenza. Evidentemente ha provato e riprovato e ha notato che se qui invece 19 metteva 20 perdeva qualche cosa probabilmente, okay? E questo e in particolare appunto il dato significativo è questo 45, quindi vedete un discreto ritardo che appunto 15 è molto piccolo, 70 è esagerato, 30-40 gradi sono dei valori medi abbastanza diffusi, abbastanza usuali sui normali motori destinati alla trazione stradale principalmente. Ok? E va bene, questo abbiamo detto che entra in quell'altra logica, quindi non ne parliamo più. Un modesto ritardo alla chiusura dello scarico, a cui comunque corrisponde un incrocio delle valvole di circa 30 gradi, 29 per la precisione, che è un discreto incrocio che appunto potrebbe dare qualche problemino a bassa velocità e invece diventa positivo ad alta velocità. Il risultato appunto è questa curva intermedia che, come vedete, unisce un po' i pregi e i difetti di quelle due estreme che abbiamo analizzato in precedenza, ovvero sicuramente questa curva con i pallini qui presenta un comportamento accettabile già a bassa velocità, cioè se lo confrontiamo con quella con i quadratini vediamo che il comportamento di stato più accettabile, soprattutto vedete dà il meglio di sé a cavallo di questo regime. Il fatto che appunto dia il meglio di sé a cavallo di questo numero è una scelta, non è un caso, okay? È stato voluto dal progetto, dal signore che ha scelto questi numeri, li ha scelti perché voleva ottenere questo andamento all'interno di questo intervallo di regime di rotazione, che appunto volendo essere possiamo vedere come addirittura fino a questo regime vedete ancora un pochino, non con tanto distacco, ma un pochino si comporta meglio
la prima scelta, quella conservativa, perché diciamo considerando ecco, questo numero qua in particolare 45 gradi già significa che vedete, quando le velocità sono particolarmente basse al di sotto dei 2000 giri, anche in questo caso anche 45 gradi sono tanti, sono troppi, perché anche qui diciamo questo divario che c'è fra qui e qui porta sempre un nome preciso: riflusso. Ok, non c'è dubbio, e probabilmente anche un po' di cortocircuito fluidodinamico dovuto a questi 29 gradi di incrocio a bassa velocità potrebbe essere eccessivo. Però vedete, siccome appunto è 45 è ovviamente più grande di 15, però non è così esagerato, vedete, recupera piuttosto facilmente, piuttosto presto nel senso già a velocità non particolarmente alte, vedete, supera la curva con i triangoli, ottiene un massimo poco dopo i 4000 giri e poi chiaramente incomincia a pagare, come tutte e tre le curve pagano, ma è chiaro, nel momento in cui gli effetti inerziali sono stati sfruttati come si è potuto, dopodiché quello che contano sono quelle perdite di natura fluidodinamica, di cui perdite di carico che risentono del quadrato della velocità di cui abbiamo parlato, e quindi inesorabilmente questo si abbassa. Addirittura ad essere Pignoli si vede come per regimi elevatissimi addirittura, vedete, la scelta che paga di più sembra quella che avevamo quasi scartato proprio come un esempio di cattiva progettazione, quella iniziale. Vedete, in questo campo, anche se pur di poco, diciamo, però ci permette di commentare questo discorso, cioè che a regimi elevatissimi questa scelta estrema per la fasatura un pochino ripaga, perché appunto nel momento in cui pesano tanto le perdite di carico, gli effetti inerziali che si possono sfruttare con un ritardo con una fasatura così ampia compensano un pochino, giusto un pochino, compensano queste forti perdite fluidodinamiche. Questo è un po' il significato. Ok? Tutto chiaro? Benissimo. Tutto questo come lo possiamo... Tutto questo appunto abbiamo fatto un discorso di scelta del progettista, che sa se questo motore casomai dovesse essere utilizzato per il 90% della sua vita media all'interno di questo regime, teoricamente questa curva qui potrebbe anche avere un senso. Viceversa, se sa che quel motore deve essere utilizzato prevalentemente a regimi bassi, molto bassi, abbiamo visto esistono motori che hanno questa destinazione, pensate ai propulsori degli autobus urbani, ok, allora il progettista chiaramente si orienta su una scelta di questo tipo e come vedete ne ottiene un vantaggio abbastanza vistoso. Per le situazioni intermedie, questa curva intermedia, quindi una scelta ben precisa. E questo è quello che si fa ancora oggi normalmente, si faceva necessariamente, solo così si poteva fare fino a qualche anno fa. Poi però la tecnologia, come sapete, va avanti e le cose migliorano, cioè, nel senso che se noi fossimo capaci di accorgerci se noi avessimo un qualcuno, qualcosa che ci segnala dove sto nel campo di funzionamento, se sto qua, insomma, che ci dà un'idea del almeno del regime di rotazione, l'altra importante grandezza sarebbe il carico del motore, però lasciamo stare. In questo parliamo di quello che stiamo vedendo, e quindi se avessimo un sensore, si chiama così, della velocità di rotazione, che ci fa capire dove ci troviamo. Sentire la velocità significa avere anche una stima di questi effetti inerziali,
se il nostro sensore ci dice che la velocità è 1500-2000 giri, almeno significa, come abbiamo detto prima, che gli effetti inerziali sono del tutto trascurabili o parzialmente trascurabili. Se siamo intorno a 4000 vuol dire che incominciano a farsi sentire, se siamo a 5000 vuol dire che sono importanti e consistenti. Quindi una volta che abbiamo individuato i regimi di elevazione, se la nostra tecnologia ci consente di variare questa scelta, questa fasatura, quindi avere un sistema cosiddetto a fasatura variabile, significa appunto poter adeguare al regime di rotazione. Se per esempio avessimo un sistema semplice ma comunque efficace che ci consentisse teoricamente, visto che ce l'abbiamo qua alla lavagna, di adottarle tutte e tre queste fasature in funzione di n, è come la nostra curva del lambda b risultante sarebbe uno sviluppo di, è come se noi avessimo una curva, scegliamo questa fasatura triangolino fino a questo regime di rotazione che leggiamo sulle ascisse, ok? Poi interviene il nostro controllore che si accorge che abbiamo raggiunto la velocità n con 1, ok? In cui sarebbe opportuno e possibile sfruttare gli effetti inerziali. Questo controllore riceve questa informazione dal sensore di giri del motore e fa partire un comando a un organo che, lasciamo stare come è fatto, come no, ma è in grado, io vi parlo solo delle logiche, poi i dettagli costruttivi chiaramente non ce li possiamo andare a guardare in questo nostro ambito, diciamo, e comunque la logica quindi è questa, che arrivato il segnale che abbiamo raggiunto una velocità ritenuta idonea a sfruttare un po' gli effetti inerziali, una velocità chiamiamola n con 1, fa partire un comando al sistema meccanico, per esempio meccanico, fluido dinamico, quello che sia, che mi fa slittare, mi fa variare questi angoli, ok? E quindi in pratica, per esempio, mi porta a questa scelta contraddistinta da questa colonna centrale, contraddistinta dal cerchietto, dal pallino, ok? Il che significa che automaticamente il risultato sarebbe che noi trasliamo da questa curva, passiamo su quest'altra, ok? E quindi abbiamo questo comportamento sempre a livello così teorico di cui stiamo parlando. Supponiamo che il nostro sistema a un certo punto si accorge che abbiamo raggiunto una velocità n2 che ancora ci consente di sfruttare questa volta intensamente gli effetti inerziali, perché a n2 questi effetti inerziali sono consistenti. Ancora una volta parte un altro comando che ci consente uno switch su quest'altra fasatura, ok? E quindi non ne varrebbe neanche la pena se veramente le curve sono, però stiamo facendo un discorso tanto per coerenza, ok? E quindi diciamo si farebbe un salto su questa terza curva che si potrebbe sfruttare per i regimi più elevati. Il risultato sarebbe quindi quello di una curva risultante fatta tutta così. Ok? Mi seguite? E diciamo, rispetto a una sola di queste tre c'è una bella differenza, ok? Cioè significa avere un riempimento medio ottimale, ma poi il discorso della temperatura media di adduzione di cui abbiamo parlato tante volte in termodinamica significa spostare il valore medio del coefficiente di riempimento sensibilmente verso l'alto. Che significa questo? Significa dire garantire all'utente di questo motore una curva di coppia abbastanza omogenea, e il motore praticamente verrà utilizzato da questa fra qua e qua, e l'utente che con questo sistema avrebbe la fortuna di avere un'erogazione della coppia sempre ottimale, non come in ciascuno di questi tre casi separati
diciamo essere, soffrire da qualche parte e avere invece un buon comportamento in un'altra zona del diagramma. Non so se rendo l'idea. Diciamo, questa scelta qua, che cosa intendo dire? Significa che con questa scelta dei quadratini l'utente soffre, materialmente soffre, e il termine non è scelto a caso, insomma, fino a 3000 giri la coppia e quindi la potenza che tirerà fuori quel propulsore sarà modesta, ok? E quindi in questo senso la sofferenza dell'utente, e poi improvvisamente gli arriva invece, se porta il motore oltre 5000 giri, ha questa botta di potenza di cui può disporre. Al contrario, con questa scelta significa che a bassi regimi c'ha tanta coppia, quindi una potenza più che sufficiente, poi però se si spinge in alto improvvisamente calano queste prestazioni. Questo significa invece, diciamo, questo sistema flessibile di cui stiamo accennando, diciamo, consente su tutto il campo, quindi non soltanto qua giù o in una zona intermedia, ma significa praticamente su tutto il campo di utilizzo del motore avere una ottimale erogazione della coppia. Chiaramente tutto questo, appunto, come vi dicevo, oggi è abbastanza diffusa questa utilizzazione, chiamiamola flessibile, cioè della fasatura variabile, chiaramente grazie alla diffusione sempre più massiccia dell'elettronica asservita al controllo di questi motori. Perché? Perché appunto l'elettronica consente con pochi ingombri appunto di memoria, cioè chi è che glielo deve dire, insomma, quale di queste adottare e in che punto? Semplicemente vengono memorizzati questi valori in una scheda di memoria che occupa lo spazio minimo, e quindi una volta che i sensori individuano il punto di funzionamento viene interrogata questa memoria e in risposta ottiene, ok, la fasatura ideale quando i giri sono questi è questa, per esempio, quando si accorge che i giri sono diventati questi, allora nella memoria si trova l'informazione che la fasatura ideale è quest'altra e via dicendo. Ok? Dubbi, perplessità, chiaro? Se ci sono dubbi, ragazzi, non esitate. Allora, perché sono importanti? Vabbè, l'abbiamo già accennato stamattina con l'aiuto della discussione che abbiamo appena fatto. Diciamo che sono importanti appunto perché questo si traduce, appunto, abbiamo detto, qui sulle ordinate abbiamo il nostro coefficiente lambda d, d'accordo, ma abbiamo visto che praticamente questo è
la grandezza, il lavoro, quindi quella che chiamiamo coppia, otteniamo la curva in funzione di n, ricalca praticamente in maniera fedele le curve del lambda b. Quindi diciamo una curva del tipo quella con i triangoli che abbiamo visto prima, sarebbe questa, questa la guardo qua, che okay, questa è la curva della coppia col triangolino, ok? E viceversa quella con i quadratini era una curva che faceva una cosa di questo genere. Queste, per ottenere la curva della potenza, ok? Non devo fare altro che moltiplicare punto per punto i valori di queste ordinate che leggo qui sulla destra. Ok? Per ottenere le corrispondenti curve della potenza. Quindi è chiaro che le unità corrispondenti, diciamo, qui avrò, avrò dei valori elevati della potenza che crescono leggermente finché prevale l'effetto della crescita del regime di rotazione. Dopodiché che cosa succede? Che evidentemente prevale l'effetto della caduta della coppia e quindi sia pur lentamente, ma questo comincia a questa potenza incomincia a decadere. Ok, questa la leggo qua. Ok, con un picco queste là. Quest'altra curva invece mi darà un andamento della potenza assolutamente più basso fino ad un certo regime, però come vedete poi si porterà ad un valore massimo che è lecito attendersi ben più grande rispetto a quest'altro, perché appunto il valore della coppia da cui siamo partiti si è abbassato, è cresciuto, scusate, in questo punto e lo andiamo a moltiplicare per una velocità di rotazione che è abbastanza elevata, che si trova da queste parti. Quindi il discorso della sofferenza che vi facevo prima sta tutta in questi due diversi andamenti della curva di potenza, cioè come potete vedere fino a questo regime, okay, la scelta del quadratino, diciamo, comporta questa sofferenza da parte dell'utente che vedete ha meno potenza rispetto a quello di un altro utente il cui motore è accreditato di un valore massimo di potenza più elevato. Non so se rendo l'idea. Quando voi vedete le caratteristiche di un motore, leggete, questo motore, lo sapete quanto me, o meglio di me, dite sempre un motore da 100 cavalli, 200 cavalli significa il massimo, ok, della potenza. Quindi è che può essere che un motore da 100 cavalli dia in certe condizioni di funzionamento dia una potenza minore di un motore la cui potenza massima per esempio è 70 cavalli. Non so se rendo dire, questo era quello che volevo sottolineare. E quindi è vero che questo ha un picco di potenza più elevato, ma questo picco è sfruttabile soltanto in quelle zone. Avere la fasatura variabile a cui corrisponde la curva di coppia, mi guardo bene dal provare a disegnarla qua sopra, diciamo quella curva in sviluppo di cui abbiamo parlato un attimo fa, consente appunto un'erogazione della potenza tutta elevata in un campo di utilizzazione, dei regimi di utilizzazione del motore piuttosto ampio.
un'altra cosa e poi ci fermiamo qualche minuto, diciamo, questo è quello che succede appunto anche se la guardiamo qui, insomma, ci sono delle scelte ancora più esasperate. Qui come vedete stiamo parlando di velocità di rotazione che non raggiungono i 6.000 giri. Se voi vedeste la curva di un motore da competizione, trovereste un'esasperazione di questa curva con i quadrati. Che significa esasperazione? Una sorta di effetto cerniera, ovvero che trovereste questa parte qui ancora più bassa, okay? Questa parte qui sicuramente più alta come valore che andiamo a leggere, ma tutta spostata fuori scala qui, nettamente sulla destra. E il problema della sofferenza significa proprio questo, cioè se... non so se qualcuno di voi meglio, io una volta, parecchi anni fa, ebbi la fortuna di provare a spostare in un garage una vettura da competizione, eccetera. Ebbi serie difficoltà, insomma, si spegneva in continuazione. Dico parecchi anni fa, importante perché non c'era l'elettronica a compensare queste cose. Perché si spegne? Perché appunto era talmente esasperato questo discorso che la coppia disponibile, facendo girare piano piano, stavo dentro a un garage, che poi che dovevo fare, insomma, quindi un filo di gas e quindi bassi giri, coppia bassissima, insufficiente a vincere gli attriti, la resistenza al moto della vettura, e quindi era più il momento resistente che il momento motore, che qui sulle ordinate è, cioè il momento motore, se vogliamo, okay? Per cui addirittura questa vettura, questo motore si spegneva in continuazione, cosa che però poi uno va a leggere e dice potenza, centinaia di cavalli, di kilowatt, quello che preferite, perché il motore di una Panda e non si spegne, andate tranquillamente, perché c'ha una curva tipo questa, ok? Quindi se voi estremizzate, come dicevo, estremizzare significa appunto il motore della competizione c'ha questa curva che qua giù scende drammaticamente e poi si impenna, chiaramente si impenna rispetto a questa e va a finire qua sopra, va a finire fuori scala, ok, ma dove va a finire fuori scala? Molto in alto, qua giù. Finché non arrivo laggiù, sofferenza, questo è un po'. Ok?